La nostra presentazione è iniziata già da qualche minuto. Il professore Aversano ci ha parlato un po' dell'offerta di musica e del teatro Palladium. Chiunque fosse interessato potrà trovare maggiori informazioni sul sito teatropalladium.uniroma3.it e sul canale YouTube del Teatro Palladium. Procederei con la presentazione dell'offerta. Stiamo presentando la nostra offerta triennale, in particolare il nostro corso di laurea in DAMS triennale, che è suddiviso in tre percorsi. Tutte le informazioni del caso le potete trovare, cioè tanto la brochure quanto ulteriori informazioni le potete trovare nella pagina. Lascerei la parola a questo punto alla professoressa De Pascalis per la presentazione dell'offerta in cinema. Grazie, grazie Enrico. Professor Carocci, sono Ilaria De Pascalis, appunto insegno diverse discipline nell'ambito della laurea triennale in cinema, televisione e nuovi media. In realtà insegnerò anche nella laurea nel percorso Nuove Professioni dell'audiovisivo. Si tratta di, come diceva prima, due percorsi diversi. Magari per il secondo lascerò la parola al professor Carocci per maggiori dettagli. Comunque, in linea generale, si tratta, la laurea triennale è un percorso molto articolato. Lascio che appunto vediate in autonomia l'elenco delle discipline. Ci sono però alcune discipline generali, storia o letteratura, insomma, quelle che restano come studi di base, di contesto nell'ambito dei nuovi media, che sono fondamentali ovviamente per interpretare il contemporaneo. Ci sono anche appunto tutta una serie invece di cosiddette discipline caratterizzanti, che sono specifiche dello studio delle discipline dei media, cinema e televisione appunto, e soprattutto abbiamo anche tutta una serie di attività laboratoriali e di possibilità di tirocinio. Voi potrete vedere appunto osservando la guida che avete un'ampia scelta di autonomia nella creazione del piano di studi più in là dopo l'iscrizione. Questo permette di rendere particolarmente flessibile la possibilità dell'insegnamento e di cucire ciascuno le discipline che gli interessano sulla propria ricerca, su quello che vuole, che pensa sia il proprio sbocco lavorativo ideale, su quelle che sono le possibilità. Nell'ambito del cinema ci sono ovviamente sia discipline storiche e diciamo più teoriche, lo studio dell'estetica, della storia stessa del cinema, io insegno analisi del testo, insomma dei modelli di lettura del cinema e poi anche della televisione, della fotografia, degli altri media e poi appunto, come vi dicevo, anche tutta una serie di attività laboratoriali, quasi sempre insegnati da professionisti del settore, quindi c'è un laboratorio di filmmaking che è praticamente obbligatorio per tutti nell'ambito delle attività altre, e poi tutta un'altra serie di laboratori, in generale di insegnamenti in offerta libera che potete individuare appunto come importanti per il vostro studio. C'è grande flessibilità, ci sono anche però appunto delle strutture che vi aiutano e vi accompagnano nella selezione degli esami, non soltanto nell'ambito della segreteria didattica e delle nostre segretarie che sono molto presenti nella vita didattica del DAMS, ma anche ci sono studenti tutor che possono collaborare con il vostro percorso e con la scelta delle discipline più adatte. E soprattutto diciamo che una delle cose importanti che siamo riusciti a recuperare rapidamente dopo il lockdown è proprio un'idea di comunità all'interno del DAMS. Le aule sono
molto frequentate anche in presenza, ma soprattutto si creano molti gruppi, molte attività che richiedono la collaborazione fra studenti, i laboratori hanno molte attività di gruppo e si riesce a interagire in modo molto, molto efficace, senza per questo ovviamente che sia obbligatoria la frequenza a tutti i corsi e in tutti i percorsi. Vedevo prima una domanda sugli studenti lavoratori. C'è modo anche ovviamente di frequentare l'università pur lavorando, pur avendo altre attività. Che altro dire? Appunto, nell'ambito delle discipline del cinema e della televisione, della fotografia, dei media, abbiamo diversi approcci, studiamo molte cose, come vi dicevo, non soltanto un approccio più storico, ma anche studiamo molto il contemporaneo, si studia il cinema postcoloniale, si studia la fotografia, si studia il cinema sperimentale, insomma, avete una serie di opzioni e di scelte, non tutti devono fare tutto, ovviamente, ma potete individuare il vostro percorso preferito all'interno di questa ricerca e si studia anche, appunto, si studiano anche elementi di laboratorio, regia, scrittura di format, insomma, arti digitali, insomma, diverse possibilità anche a questo interno. Una cosa che Racconti, chiudendo, di cosa ti occupi per il percorso 3, perché in realtà hai illustrato bene l'offerta del nostro percorso 2, cinema, sì. televisione e nuovi media. Abbiamo anche un percorso 3 a cui accennavo prima, e la professoressa De Pascalis è una dei docenti. Sì, assolutamente. Il percorso 3 è il percorso delle nuove professioni dell'audiovisivo che si terrà in parte a Roma, in parte le lezioni si svolgeranno in una sede di Latina, ma ci sarà un interscambio, come dire, fra le due realtà, anche eventualmente attraverso forme di streaming, di trasmissione in streaming delle lezioni. E il percorso 3 è proprio, come dice il nome, dedicato appunto a una specifica professionalizzazione degli studi nell'ambito delle professioni dell'audiovisivo, quindi in particolare appunto i nuovi modelli mediali. Io personalmente mi occupo della sceneggiatura per la serialità televisiva e in generale le narrazioni seriali, visto che televisione è un termine riduttivo, ma ci sono anche appunto altri laboratori, delle attività laboratoriali vere e proprie, editing digitale, produzione audiovisiva, post-produzione, insomma diversi modelli, e ci sono appunto tutta una serie di corsi messi a punto specificatamente per lo studio della produzione audiovisiva più recente nei suoi modelli più innovativi. Si cerca proprio di andare a capire cos'è il futuro del racconto e della messa in scena dell'audiovisivo contemporaneo. Poi non so, Grazie, Enrico, se vuoi che grazie, dica Ilaria. qualcosa anche sugli era su No, adesso va Andrea bene perché Politano, dopo uno dopo. adesso abbiamo qualche minuto, presentiamo soltanto l'offerta delle discipline. Passiamo all'offerta di teatro. Darei la parola alla professoressa Marenzi. Grazie, grazie Enrico. Sono la professoressa Marenzi, in rappresentanza del gruppo di docenti di teatro e di danza. Molto brevemente disegno, diciamo, un panorama di questo percorso, che è un panorama molto caratterizzato da una modalità di studiare il teatro che si pone abbastanza al confine tra le teorie e le pratiche, tra la storia e la dimensione performativa, non solo perché ci sono sia corsi naturalmente più di natura teorica che laboratori, ma anche perché entrambi, sia i corsi mobili, diciamo, che i laboratori, sono pensati proprio all'insegna del dialogo tra la cultura teatrale, le culture teatrali, le pratiche performative, le storie del teatro, più che la storia del teatro, cioè le storie delle persone che fanno teatro, degli spazi teatrali, delle culture teatrali d'Oriente e d'Occidente. Quindi una visione piuttosto trasversale, che si concretizza molto, ad esempio, nei corsi di cui io stesso sono titolare, che sono per esempio iconografia del teatro e della danza, ovvero un dialogo tra le arti visive e le arti performative, in particolare nel Novecento, e poi un corso nuovo che nasce proprio, per esempio, in legame col percorso 3, Nuove professioni dell'audiovisivo, che è danza in video e che è molto, secondo me, sintomatico, esplicativo di come queste discipline possono generare traiettorie di studio, di
diciamo, di analisi che sono assolutamente transdisciplinari in un certo senso. Dico solo qualcosa sui laboratori, uno in particolare, a Roma 3 c'è ormai una tradizione del teatro in carcere, uno dei laboratori è dedicato al teatro in carcere, di solito è veramente un'occasione di una grande esperienza per gli studenti e per chi segue di fare un lavoro col teatro con i detenuti, di solito insomma, da molti anni se ne occupa Cavalli, poi ci sono dei laboratori, c'è un laboratorio con Fabrizio Crisafulli che è un artista diciamo piuttosto conosciuto, anche lui al confine tra le installazioni visive, la regia puramente teatrale, quindi insomma come vedete si tratta in ogni caso di territori al confine tra lo studio, le pratiche e appunto i diversi linguaggi visivi. Solo a titolo di esempio vi leggo alcuni titoli che poi potete naturalmente leggere nella guida, però sono credo indicativi. I corsi di teatro sono Storia e pratica dell'attore, culture teatrali comparate, teatro, spettacolo, performance, cioè si tratta quasi sempre di modalità appunto molto 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 particolari di osservare la storia e le storie del teatro. Infine dico soltanto che c'è un gruppo di esami che non sono propriamente delle discipline della storia dello spettacolo, ma che sono affrontano l'aspetto della natura organizzativa e costituiscono nel nostro percorso di studi un tassello importantissimo. Si tratta di quegli esami che voi vedete definiti modelli gestionali di teatro, processo produttivo di uno spettacolo e poi laboratorio di creazione di impresa culturale. Capite bene che è un corrispettivo importante del nostro modo di studiare che apre, diciamo, i nostri percorsi di studio, delle professioni e delle applicazioni professionali organizzative dello spettacolo dal vivo. Naturalmente ci sono dei corsi più specifici della danza, lineamenti di storia della danza. Su questo io direi che la panoramica spero insomma sia chiara. I corsi chiaramente li vedete nella guida, sono qui per qualunque domanda, ma lascerei spazio senz'altro a una breve, diciamo, immagine anche degli altri settori. Grazie molto Samantha. Adesso io sto leggendo e sto prendendo nota e le vedo le vostre domande in chat, anche se sono tanti, forse qualcuna mi sfugge, quindi poi io vi invito nel momento in cui apriamo le domande, vi invito anche a ripeterle, va bene? Tra i settori disciplinari e le discipline quindi trasversali ai tre percorsi, i percorsi sono tre, fra le discipline trasversali ai tre percorsi c'è la sociologia della comunicazione. E quindi lascerei la parola al professor Edoardo Novelli, sia un po' per illustrare l'offerta didattica della sua disciplina, sia anche per parlarci un po' di uno dei progetti e delle realtà culturali importanti, insomma, del nostro collegio, che è l'archivio degli spot politici che il professore cura ormai da qualche tempo. Grazie Enrico, mi sentite, mi vedete? Tutto ok? Perfetto. Allora, benvenuti, salve. Sì, come diceva giustamente Enrico, la formula sociologia della comunicazione è un'area di materie, di studi che rientra sotto una formula SPS08, che è appunto che è sociologia dei processi culturali e comunicativi. E ovviamente all'interno di questa, sotto questa definizione, voi troverete diverse materie distribuite nel corso appunto dei tre percorsi, più o meno appunto a seconda del percorso che sceglierete. Di fatto con questa materia, diciamo, in quest'area non si entra in una disciplina, in una pratica dello spettacolo, cioè non si parla di danza, non si parla di televisione, non si parla di teatro, non si parla di cinema, però di fatto si sta in un tema, in un argomento che di fatto funziona un po' da contorno, da contesto, dove all'interno di tutte queste discipline poi si esplicano e si attivano. La comunicazione, ovviamente voi sapete che siamo in quella che viene chiamata la società della comunicazione, quindi la comunicazione è l'elemento caratterizzante della contemporaneità. E quindi
l'obiettivo è proprio quello di fornire una serie di strumenti teorici e critici, non pratici in quest'ambito, diciamo, in queste materie, per comprendere sia in generale la comunicazione, le dinamiche della comunicazione, che si va dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione dei media, sia anche per capire poi i meccanismi, perché poi ovviamente le varie arti, le varie discipline, televisione, musica, cinema e teatro, si muovono e si sviluppano, evolvono all'interno di un contesto comunicativo che ovviamente cambia, sono loro stesse una forma di comunicazione, quindi è importante capire alcuni degli elementi, delle logiche, delle regole della comunicazione, ovviamente in chiave principalmente sociale, relazionale, ma anche perché appunto è un contesto in rapida evoluzione, sia chi vuole operare dall'interno di queste discipline nel contesto moderno ha le necessità, o sarebbe meglio che comprendesse e cogliesse alcuni snodi teorici, alcuni snodi pratici, e appunto per capire, per poter operare sia dall'interno ma anche semplicemente per capire come poi si muovono, perché se uno vuole per esempio operare all'interno della comunicazione di questi eventi, immagino che può essere un ufficio stampa, la promozione eccetera, o anche semplicemente uno che pensate come si è trasformato il modo di fare e di promuovere la musica, ad esempio, ma come anche tante altre forme artistiche, no? Dall'arrivo dei media è stato completamente trasformato, il cambiamento del contesto mediale ha cambiato la professione, ha cambiato le competenze, ha cambiato i percorsi, ha cambiato l'economia dei meccanismi che appunto che vengono alla base. Quindi insomma il tentativo è questo, passando da questa parte appunto generica, generale, introduttiva, voi troverete a seconda dei percorsi, vi dicevo, diverse materie. Ci sono due materie che sono le materie base, che sono una la sociologia della comunicazione, che riguarda i meccanismi della comunicazione relativamente soprattutto partendo anche dalla comunicazione interpersonale, e quindi quali sono appunto le dinamiche, le funzioni, le modalità, le teorie, come funzionano. E un'altra che è divisa in due canali, ALMZ, e lo trovate questo sia nel primo percorso teatro, musica, danza, sia cinema, televisione, nuovi media, sia anche quello il terzo percorso, che era nuove professioni della diversità. Questa è, diciamo, l'offerta che viene fatta in questo percorso. Nel percorso soprattutto di televisione e cinema, televisione, nuovi media, ci sono anche altre materie. C'è innanzitutto un'altra materia specifica che è di base, esattamente come di base era sociologia della comunicazione per gli altri percorsi. Qui in questo percorso ci sono due di fatto materie della sociologia di base: una è la sociologia della comunicazione, l'altra è la sociologia dei media, cioè è lo studio di come con lo svilupparsi dei media si è sostanzialmente trasformato lo scenario della comunicazione, il fatto che è arrivata la radio, è arrivata la televisione, è arrivato prima il cinema, eccetera, sono arrivati i social media, cioè come praticamente hanno comportato questi elementi, non dobbiamo spiegarlo a voi che siete assolutamente nativi digitali e anche addirittura di più, come però è cambiato il modo di relazionarci, come la nostra socialità, i nostri rapporti, come cambiati i processi economici, come sono cambiati i processi, il concetto stesso di leadership, di popolarità e di star system si è assolutamente trasformato. Quindi a fianco di questi due corsi di sociologia della comunicazione e di sociologia dei media ci sono anche altri corsi, c'è un corso che è gender e media che invece ragiona e che è offerto dalla professoressa Antonietta Di Feo, che è qui vicino a me, ma non si palesa perché è impegnato in un'altra call, su come appunto il rapporto tra il genere e il media. Noi sappiamo appunto che ci sono grandi riflessioni su come la visione dei media hanno una visione culturale molto forte, molto spesso impongono determinate visioni dei rapporti, delle relazioni, dei rapporti di coppia, dei rapporti interpersonali, e quindi l'effetto in questo corso si studierà come appunto i media hanno questa funzione, possono avere, o può essere accentuato, può essere attenuata. Questo è un po', direi, l'offerta. Ci sono altri insegnamenti, che poi ci sono degli insegnamenti che sono presso sociologia della moda, che presso la sede di Latina sarà offerto, e direi che questi mi sembrano sono un po' le offerte di base. Altre materie
di questo ambito, diciamo, scientifico, saranno, potrete accedere se poi farete le specialistiche che vi sono, cioè dopo i primi 3 anni, gli altri 2 anni, allora qui ci sarà sociologia della musica, sociologia dell'arte, comunicazione politica, comunicazione pubblicitaria, cioè, all'interno del dipartimento è attivo un archivio che sta di comunicazione politica, degli spot, quindi di una forma audiovisiva un po' particolare, un po' breve, è un po' anomala, che ha tutte regole estetiche, linguistiche, formali differenti. C'è una grande raccolta di questo materiale, c'è una raccolta di spot, di manifesti, e vengono attivati sia per specialisti che sia per la triennale, vengono attivati delle sorte di tirocini, delle sorte di collaborazioni per poter lavorare e collaborare sia formandosi alla creazione di un archivio digitale, quindi alla catalogazione, alla classificazione, alla creazione dei conti di ricerca. Ah, dimenticavo di dire che c'è anche un esame di metodologia della ricerca sociale, quindi dove si acquisiscono delle competenze per degli strumenti scientifici su come fare ricerca sociale sul campo. E quindi all'interno di questo archivio sia quelli, ma anche forme di promozione, forma di comunicazione. Ci abbiamo i canali di comunicazione via social, gli uffici stampa, la comunicazione, quindi c'è la possibilità di impratichirsi nell'uso in chiave promozionale dei nuovi strumenti di comunicazione, dei quali alcuni siete molto più attuali e informati voi di noi, si pensa da TikTok e tanto altro, perché è un settore velocemente in trasformazione. Quando qualcuno di voi verrà alle mie lezioni di sociologia dei media e iniziamo parlando dell'attualità, e sarò più io che chiedo a voi, forse, che voi che ascoltate da me, perché appunto è una trasformazione così rapida che però vale assolutamente la pena di tenerla sott'occhio, sia come diciamo fruito di questo mondo che si sta trasformando, sia nella speranza di diventare anche protagonisti all'interno di alcune delle diverse discipline che voi studierete. Io direi che questo è quanto. Grazie molto, Edoardo. Presente Claudia, e se ha voglia di parlarci dei suoi insegnamenti, la professoressa Claudia Guattari. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Claudia Guattari e nella laurea triennale mi occupo degli aspetti un po' più tecnici riguardanti il suono e la luce. Meglio, il mio corso è Fisica del suono e della luce, è un corso opzionale che può essere inserito in tutti i percorsi, tutti e 3 percorsi della laurea triennale. Quello di cui vi parlerò, quello che tratteremo in questo corso saranno i principi di base appunto della fisica del suono e della luce, quindi ciò che è alla base del fenomeno sonoro e del fenomeno luminoso, come si comportano da un punto di vista fisico e quindi come possono essere trattati in quelle che sono le applicazioni pratiche, con chiaramente un particolare riferimento al mondo dello spettacolo, che per quanto riguarda la luce, chiaramente l'illuminazione di scena, e quindi come trattare il fascio luminoso, come analizzarlo, quali sono i modi di applicazione delle diverse tecnologie nell'illuminazione di scena. E un particolare approfondimento è dedicato alla parte suono, quindi al fenomeno sonoro, con lo studio chiaramente dei principi fisici di base, quindi cos'è il suono e quelle che sono le modalità di propagazione e di generazione del suono, e analisi del segnale e tutto ciò che è appunto a questo attinente per quanto riguarda appunto la parte di base. E faremo anche dei cenni a quelli che sono i software per trattare appunto il segnale, per analizzare lo spettro, lo spettro sonoro e il focus appunto su quello che è diciamo l'acustica un piccolo focus su quella che è l'acustica degli ambienti confinati, strettamente sempre mirato a quello che è il mondo dello spettacolo e quindi alle performance teatrali e musicali, chiaramente. Grazie molte. Insomma, io spero che un po' da questa panoramica che abbiamo fatto vi sia chiara una cosa, cioè noi cerchiamo di formare a 360 gradi, o comunque con l'orizzonte più ampio possibile, dei professionisti nel campo delle arti e della comunicazione mediale audiovisiva. Naturalmente stiamo parlando del livello triennale. Il livello triennale è il livello di base, è quello che sicuramente potete già iniziare ad accompagnare a una eventuale attività lavorativa, ma dal mio punto di vista
è quello anche che vi lancia sul mondo del lavoro con le idee più chiare. Cioè, dopo aver scelto uno dei nostri percorsi, molto probabilmente innanzitutto avrete già avuto la possibilità di mettere alla prova le vostre abilità, le vostre capacità, sia relativamente a cose che già vi interessano, sia relativamente a cose che scoprirete studiando e seguendo i nostri corsi. Dopodiché, sapete che è possibile essere iscritti a un corso universitario ed eventualmente anche a dei corsi professionalizzanti in senso forte. Cioè, a livello triennale noi vi offriamo come corsi, cioè i corsi quelli in cui si studia e poi si dà l'esame, vi offriamo i saperi di base, quelli che vi servono a orientarvi nell'ambito del sapere. E dopodiché, stesso livello vale per i nostri laboratori. Con i nostri laboratori voi vi fate un'idea molto chiara di quello che è possibile fare. Noi vi offriamo un quadro, dopodiché si può proseguire con i nostri corsi magistrali, si può proseguire con dei master professionalizzanti, ma di questo poi parleremo in un altro momento. Il livello triennale è il livello alla fine del quale voi vi affaccerete al mondo del lavoro con delle buone consapevolezze di cosa è possibile fare, di cosa siete capaci a fare e di qual è la strada o quali sono le strade che potete intraprendere. Per quanto riguarda i laboratori di cinema, dico brevemente perché ho visto diverse domande, diciamo così, per farmi capire in maniera molto intuitiva, la differenza tra il secondo percorso e il terzo percorso, ovvero tra il percorso che si chiama Cinema, Televisione e Nuovi Media e il percorso che si chiama Nuove Professioni dell'Audiovisivo, è un pochino questa, che nel percorso 2, Cinema, Televisione e Nuovi Media, si impara, diciamo, sia dal punto di vista dello studio che dal punto di vista dei laboratori, il cinema in tutte le sue declinazioni e i laboratori riguardano, il filmmaking, la sceneggiatura, le arti digitali, cioè, tutto ciò che, diciamo così, ha a che fare con il cinema nel senso più tradizionale del termine. Va bene. Il filmmaking, certo, naturalmente non possiamo offrirvi per ovvie ragioni, tipo anche banalmente tecnologico, un corso di regia, né un corso di fotografia in pellicola. Va bene. Possiamo offrirvi però un corso di filmmaking che ha come obiettivo quello di darvi le basi per la realizzazione di video o film narrativi. Il percorso numero 3 riguarda piuttosto, da un lato, le competenze digitali che pure possono essere legate alla filiera cinematografica, penso alla post-produzione, ad esempio, o alla produzione, però diciamo mirata verso un tipo di profilo che non è quello del cineasta o soltanto del critico cinematografico, che riguarderebbe il percorso 2. Ma piuttosto le nuove professioni, quindi chi si occupa di editing, chi si occupa di vuole occuparsi di post-produzione, chi vuole lavorare nell'ambito, per esempio, della realizzazione di festival, o chi è interessato alle forme di distribuzione online, è più adatto al terzo percorso. Chi invece vuole diventare critico cinematografico, regista, oppure organizzatore di eventi e animatore culturali, è forse più adatto al secondo percorso. Spero di essere stato chiaro, ma a questo punto mi taccio e lascerei spazio alle vostre domande o ai colleghi se hanno voglia di aggiungere qualcosa. No, io volevo aggiungere qualche indicazione generale su alcuni aspetti importanti della prova di valutazione, perché forse non c'è tanta chiarezza su che cosa succede lì, cosa significa. E quindi volevo dire che il test che andrei a sostenere, nelle due date che sono state indicate, è un test di valutazione, cioè non un test d'ingresso a numero chiuso. Quindi verrete valutati con un punteggio, non so esattamente ora qual è il range di questo punteggio, e sotto, cioè chi consegue un punteggio sotto una determinata soglia, viene praticamente acquisisce un debito formativo che deve colmare poi nel primo semestre dell'anno, oppure sostenendo determinati esami nella prima sessione. E si chiamano OFA, questi debiti, si chiamano obblighi formativi aggiuntivi, che non danno chiaramente diritto a crediti, ma sono, diciamo, servono per recuperare questa
questa, diciamo, situazione di essere risultati sotto la soglia minima di questo test. Quindi semplicemente serve a questo, ma tutti i prescritti si possono comunque poi iscrivere realmente al DAMS. Questo è per chiarire un po' la questione. Noi faremo degli incontri anche, anzi un incontro probabilmente preparatorio a questo test, in maniera che questo però a settembre, in settembre, qualche, diciamo settimana prima, credo. Non ricordo le date, non so Aurora, Elisabetta, se potete ricordare. Allora, ci si iscrive al test entro il 7 settembre. La prima prova è il 15 e la seconda prova, per chi non può prendere parte al test, del 15 settembre, è il 6 ottobre, e ci si iscrive entro il 30. La soglia è 33 su 60, perché le domande sono 60 a crocette, un punto risposta giusta, 0 risposta non data, meno 0,25 risposta sbagliata. L'obbligo formativo aggiuntivo si colma entro settembre 2023, quindi tutto l'anno, non solo il primo semestre, attraverso la fruizione di un corso di recupero e poi del superamento del test, di cui sono previste 8 prove entro settembre 2023, oppure, a scelta dello studente, senza seguire il corso di recupero, può riprovare a fare il test. Alternativamente, chi consegue 24 crediti indicati nel regolamento didattico del DAMS entro settembre 23 vede cadere il debito in maniera automatica, o chi consegue 40 crediti anche fuori da quei 24 comunque vede cadere il debito. Scusate se mi sono introdotta. No, però grazie, perché è interessante, e forse la cosa che non mi pare sia stata detta: si tratta in linea di massima, o comunque in grande parte, di domande su comprensione di testi. Sì, noi non consigliamo alcun testo da comprare, perché è considerato livello di quinto superiore, quindi cultura generale, comprensione del testo, analisi logica. Dentro alla sezione orientamento del sito del Filcospe c'è una demo. Quindi chi vuole può provare a fare un vecchio test. C'è anche un video, comprensione di video, non soltanto di testo scritto. Testo scritto mi sembra un close test, se non ricordo male. E comunque stavo dicendo, per completare il mio intervento, che organizzeremo due incontri preparatori qualche giorno prima delle due prove, quindi una alla metà di settembre e un'altra prima del test di ottobre, per un po' fare gli esempi con gli studenti, per prepararli un po' meglio a questo test, in maniera che non si trovino poi in difficoltà nell'effettuarlo. Vi faremo magari vedere qualche esempio di domanda che abbiamo fatto gli anni scorsi, e vi daremo qualche consiglio, ecco, su come poterlo superare al meglio. Quindi questa è una cosa importante. Importante, non c'è un contributo da pagare, quindi ci si iscrive al test ma non si paga alcun contributo economico, quindi non ci sono bollettini da pagare. Semplicemente ricordatevi che il 9 settembre sul sito del Dipartimento ci sarà la divisione dei turni per prendere parte al test, perché il test è in presenza e gli studenti sono tantissimi, quindi verrete divisi in turni in ordine alfabetico. Il giorno del test, quindi il 15 settembre o il 6 ottobre, nel vostro turno venite col documento d'identità. Cercheremo lungo tutta l'estate, poi fino a settembre, in realtà, di organizzare una serie di incontri più o meno tematici, per cui man mano che si avvicinano le scadenze relative tanto all'iscrizione al test quanto poi all'immatricolazione e alla compilazione del piano di studio, poi realizzeremo almeno un incontro per ognuno di questi temi, in maniera, insomma, da accompagnare il vostro percorso, soprattutto nella fase iniziale, che sicuramente non è la più semplice. Io direi, si può intanto preparare la professoressa Marenzi, perché vedo delle domande sui laboratori di teatro e danza. No, una cosa importante da dire: finché non sarà pubblicata la nostra scansione in anni, quindi il file della scansione in anni consigliata per il 22-23, l'offerta del portale riporta tutti i nostri insegnamenti come fossero anno 1. Questo perché non esiste un obbligo di propedeutica tra un esame e l'altro. Quindi lei, se vede, trova 180 tutti gli esami in anno 1. Sarà la scansione in anni consigliata a determinare cosa è primo, cosa è secondo e cosa è terzo rispetto a quello che noi consigliamo. Poi lo studente è libero di seguire anche un altro ordine.
Esatto, e anche da questo punto. Grazie Aurora, effettivamente appunto questa è un'altra cosa che noi facciamo, cioè noi comunque cerchiamo di seguirvi anche nel corso del triennio, proprio appunto cercando di scandire in anni gli esami sulla base di una serie di criteri che insomma adesso non vi stiamo a dire. C'era una domanda appunto per i laboratori di teatro e danza, non so se Samantha Marenzi... Sì, eccomi. Eccola. Eccomi, sono qui. Allora, intanto i laboratori cambiano di anno in anno, potremmo fare una panoramica straordinaria degli artisti che sono passati negli ultimi 10 anni al DAMS a proporre i loro laboratori curriculari, da Ascanio Celestini, Roberto Latini per quanto riguarda il teatro, Alessandra Cristiani per quanto riguarda la danza, quindi c'è una ciclicità di presenze che creano anche, diciamo, una eterogeneità di esperienze dal punto di vista pratico. Quest'anno, l'anno prossimo, il prossimo anno accademico, i 3 laboratori saranno orientati in 3 direzioni molto particolari. Uno è quello a cui facevo riferimento prima, scusatemi, che è il teatro in carcere, Fabio Cavalli, che è una presenza importantissima di questo tipo di lavoro sulle pratiche teatrali all'interno dei luoghi di detenzione, guida gli studenti ormai da diversi anni in dei progetti di teatro nel carcere, nella prigione di Rebibbia, con dei progetti di spettacolo tra studenti e detenuti. Questo è uno dei laboratori di cui da molti anni, da cui sono nati anche dei progetti che vanno al di là del laboratorio in sé per sé, quindi collaborazioni, progetti di spettacolo, eccetera. Un altro laboratorio che ci sarà il prossimo anno è proprio un laboratorio sulla pedagogia teatrale, ed è anche questo un aspetto interessante, perché al di là delle tecniche, degli stili, della danza e del teatro, questo laboratorio è focalizzato proprio sul problema di come si trasmette il sapere dell'attore, in cosa consiste, quali sono i training, quali sono i livelli di preparazione del performer in un certo senso, e quali sono state nel tempo le strategie di trasmissione di questi saperi, che non sono solo saperi tecnici, ma sono appunto un'intera cultura che l'attore o il danzatore assimilano attraverso la loro formazione, attraverso i loro lavori, i generi teatrali che attraversano. E il terzo laboratorio di quest'anno è un'altra presenza importante che a Roma, nel nostro DAMS, è stata una presenza di lunga durata, che è quella di Fabrizio Crisafulli. Forse chi si interessa un pochino di teatro lo conosce già. Crisafulli ha fatto negli anni e fa un grandissimo lavoro di costruzione del luogo teatrale, dello spazio della performance. È l'inventore, diciamo, di quello che in Italia si chiama il teatro dei luoghi, che è una cosa un pochino diversa dalla performance site specific, perché è proprio un tipo di lavoro che si crea in ascolto appositamente per il luogo della performance, ed è anche stato uno dei primi studiosi, osservatori e praticanti della dimensione espressiva della luce in teatro. Quindi non una luce che illumina quello che succede, ma una luce che è strumento espressivo in sé, tant'è vero che Crisafulli è molto celebre, diciamo, nel mondo delle arti visive per le sue installazioni luminose che hanno ridisegnato completamente, per esempio, dei luoghi urbani, dei luoghi della città, su cui lui ha costruito delle installazioni luminose e performative. Questi i laboratori di quest'anno. Poi c'è, come dicevo, un laboratorio sulla creazione di un'impresa culturale dello spettacolo. Questo è un aspetto a cui facevo riferimento anche prima, molto molto importante. Nel terzo percorso invece c'è un laboratorio di documentazione foto e video dello spettacolo dal vivo, quindi anche in quel caso un laboratorio creato ad hoc per una situazione, per un contesto formativo più orientato verso le pratiche, diciamo, multimediali, che però indaga, trasmette, lavora proprio sulle tecniche di documentazione audiovisive, video e fotografiche della performance, che ha delle sue specificità naturalmente, quindi qualcosa che si muove al confine tra la documentazione e la creazione artistica in sé per sé a partire da un atto performativo. Anche qui, scusate, gli aspetti dei numeri e del secondo e del terzo anno dipendono molto dalla tipologia del laboratorio. I laboratori che richiedono un numero ristretto di studenti per ragioni di spazio, di pratiche e di attività, naturalmente privilegiano gli studenti che sono in procinto di laurearsi e che devono acquisire quei crediti per accedere alla tesi, alla laurea. E quindi sì, in quei casi vengono privilegiati gli studenti del terzo anno, ma non è questa una regola
assoluta, è una regola relativa appunto alla tipologia del laboratorio e al numero di studenti che può partecipare per un lavoro che sia, diciamo, ben fatto, sensato, utile a chi lo fa e che è meglio che lo aspetta per l'anno successivo piuttosto che farlo in un contesto molto affollato nel quale le pratiche sono più difficili da trasmettere. Grazie molte. Io chiederei di prepararsi al professor Aversano, se ci sente, perché vedo che ci sono molte domande adesso quest'ultima sugli sbocchi lavorativi per musica, ma anche sui laboratori. Vorrei dire una cosa importante, visto che ho letto un attimo fa, per diventare direttore artistico, allora attenzione, molto importante. Noi offriamo una preparazione sia culturale che pratica che poi voi potete sviluppare. Vi offriamo in alcuni casi anche i contatti in modo tale da poter svolgere tirocinio, svolgere attività più varie e cominciare a farvi conoscere, quindi è molto importante anche sfruttare tutte le potenzialità e tutte le opportunità che vi diamo all'atere dell'offerta dei corsi e dei laboratori, le varie attività che di anno in anno vi compariranno insomma nei nostri siti di cui vi informeremo. È evidente che poi ognuno promuove se stesso, va bene? Non siamo in grado di darvi il patentino di direttore artistico, però quello che mi viene da pensare è che poiché materie gestionali per ciò che riguarda lo spettacolo vengono offerte al percorso 2, alla domanda per chi vuol diventare direttore artistico per quanto riguarda naturalmente io immagino festival cinematografici o eventi culturali di tipo cinematografico, io suggerirei il percorso 2 oppure il percorso 1 per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, la performance in presenza, però ricordatevi anche che entro certi limiti, se voi vi iscrivete a un percorso, poi potete prendere in prestito, insomma, decidere di dare degli esami che appartengono a uno degli altri due percorsi, perché, lo dico rapidamente, nel vostro piano di studio esisterà uno spazio di attività scelta libera nelle quali potrete inserire sia i nostri corsi in offerta libera, sia la partecipazione a diverse attività che di anno in anno noi vi proponiamo, ma anche dei corsi che magari vengono offerti, un corso no, che viene offerto all'interno di un altro percorso che non è quello che avete scelto, che però magari vi interessa proprio per la vostra formazione. Volevo aggiungere una cosa riguardo appunto questa questione dei percorsi del lavoro che poi si deve trovare. In realtà, come è stato già detto più volte anche dal coordinatore, la laurea triennale non è che poi specializza al massimo livello. Per avere una specializzazione bisogna fare la magistrale, eventualmente anche poi i master dopo, i corsi di perfezionamento e quant'altro. Però è importante per dare già un indirizzo alla propria formazione. Ci sono, come si diceva, 24 crediti liberi nell'indirizzo del percorso cinematografico e 18 nel percorso di teatro, musica, danza. Mi sembra che siano anche 18 nel terzo percorso dell'audiovisivo, se non ricordo male, in cui potete poi sistemare esami che vi completano la vostra formazione in un senso o nell'altro. Torno invece più specificamente alle domande musicali che qualcuno ha fatto riguardo alla musica, sbocchi lavorativi. Della magistrale può essere anche l'insegnamento nelle scuole pubbliche, quindi le classi di educazione musicale o di storia della musica e altri, diciamo, insegnamenti come tecnologie musicali o teoria, analisi e composizione. Questi sono, diciamo, gli sbocchi scolastici della magistrale. Poi si può lavorare nell'ambito della produzione e della comunicazione, chiaramente con tutte quelle figure che sono richieste in questo campo, che vanno dal critico di media, diciamo, più tradizionali come la stampa, la televisione, la radio, chiaramente anche ruoli di responsabilità all'interno di festival o all'interno di teatri, tutte le istituzioni che fanno produzione hanno bisogno di figure specializzate in questo campo, e le cose che si possono fare sono più diverse, vanno dalla gestione logistica, delle risorse umane, l'aspetto del marketing, insomma, ci sono
se pensate l'auditorium, come funziona e quanta gente impiega, andate a vedere sul sito un po' tutte le figure lavorative che ci sono, vi fate un'idea, o anche la festa del cinema, insomma, che ne so, la fondazione della festa del cinema, e vi potete rendere conto da soli quali sono tutte le figure richieste e alle quali potete indirizzare, senza contare l'attività di libera professione che uno può sempre fare, diciamo, organizzando eventi proprio, fondando un'associazione, andando, insomma, creando dei laboratori, tutte queste cose qua che si possono comunque fare con il campo musicale, così come negli altri settori come il teatro, la danza e chiaramente il cinema e l'audiovisivo. Riguardo la scansione in anni, come è stato detto prima, è molto da noi molto elastica e quindi, diciamo, non c'è una vera e propria regola, c'è solo il consiglio, e questo tenetelo presente perché è un vantaggio per lo studente, insomma, il fatto di poter poi volta per volta scegliere quello che vuole fare e desidera fare senza essere vincolato a dover per forza sostenere un esame, un corso nel primo anno, nel secondo o nel terzo, e dunque, diciamo, abbiamo scelto questa soluzione perché garantiva la massima flessibilità. Un'altra cosa che volevo dire è che esiste, forse si può, Enrico, cedere la parola a qualcuno dei tutor, se sono in ascolto, dei nostri tutor, perché esiste uno spazio, diciamo, una piattaforma Teams con uno sportello di tutorato online a cui potete forse connettere per chiedere informazioni di tutti i tipi, diciamo, anche un po' più specifiche, e porre domande a cui magari qui non abbiamo avuto il tempo di rispondere. Non so se c'è qualcuno di tutor online che può fare un attimo intervento e inserire anche c'è Doriana, eccola qua, che sta nella nostra serie DAMS. E forse possiamo illustrare come si accede a questo sportello online che può essere utile per voi, ecco, per creare un canale anche più confidenziale con gli studenti tutor. E li riceviamo per appuntamento e siamo disponibili per poter chiarire un po' i loro dubbi, per poterli supportare anche su queste informative per quanto riguarda il test, l'iscrizione, l'ammissione, ovviamente poi una successiva immatricolazione. Nel frattempo rispondo alla domanda: per regia è più consigliabile il percorso 2 che non il percorso 3? È possibile accedere anche senza essere ancora studenti? Sì, sì, come guest. Questo è molto importante perché tanto noi sappiamo che ci sono delle domande che voi fate più facilmente ad altri studenti un po' più grandi ed esperti che non a noi. Posso intervenire su un paio di cose pratiche che avevo visto passare fra le domande in chat, che però possono essere di aiuto per tutti e tutte. Prima questione, borse di studio, alloggi e quant'altro, si trovano tutte sul sito di Lazio Disco. Non sono borse gestite direttamente a Roma 3, ma sono gestite dalla Regione Lazio. Quindi per fuorisede, non residenti, eccetera, eccetera, trovate tutte le informazioni su Lazio Disco. Per quanto riguarda invece gli orari delle lezioni, sì, le lezioni si tengono tutti i giorni. Per quanto riguarda le lezioni che si tengono nella sede di Roma 3, di Roma, si tengono invece in un orario ridotto per quanto riguarda la sede di Latina. Troverete, se non c'è già, gli orari sul sito del DAMS, dovrebbero essere comunque pubblicati prossimamente, prima o poi, e troverete gli orari quindi sul sito del DAMS di tutte le lezioni. Le lezioni frontali non sono quasi mai a frequenza obbligatoria, quindi chi lavora può comunque ovviamente trovare soluzioni per frequentare l'università. I laboratori invece, per ovvi motivi, sì, sono a frequenza obbligatoria con della possibilità di percentuali di assenza, insomma, che poi ci si... Diciamo, ecco, se posso dire, perché è proprio un tema sul quale volevo dire qualcosa. Sì, diciamo, i laboratori dipende da quali, ma non è difficile intuire che naturalmente se si sta su delle tecnologie o se si fa lavoro in gruppo è necessario essere presenti. E allora in quel caso chi proprio non può, il laboratorio lo sostituisce con un altro tipo di attività. Ma ci sono anche dei laboratori invece che hanno, per loro natura e per loro configurazione, invece hanno la possibilità di essere eseguiti a distanza. Molto importante invece questo aspetto. Primo, tutte le lezioni si svolgono in presenza sia nella sede di Roma che nella sede di Latina, ma tutte le lezioni sono fruibili anche a distanza, in streaming. E questo è molto importante sottolinearlo. Per quanto riguarda gli... Oh,
Un'altra cosa che tra l'altro è materia, così è notizia anche abbastanza recente, adesso è possibile non soltanto iscriversi, come avrete forse sentito, contemporaneamente a due corsi di laurea, ma è possibile insomma essere attivi su, oltre che nei nostri corsi di studio, anche presso master o corsi professionalizzanti. È una cosa che a questo punto rinforza un pochino quello che noi stiamo dicendo a proposito della nostra offerta triennale DAMS, triennale anche magistrale, a dire il vero, anche se oggi non stiamo parlando di quella. E naturalmente di quello teniamo conto. Ricordo a tutti quelli che lavorano e vogliono comunque frequentare l'università che è possibile iscriversi come studenti part-time. Questo significa che anziché svolgere la triennale in 3 anni, la svolgono in 6 anni, quindi si dimezza, per così dire, il carico per anno, per non andare fuori corso. E la stessa cosa vale per i nostri corsi di laurea magistrale, che anziché in 2, gli studenti part-time possono svolgere in 4 anni. E poi ricordare a tutti e a tutti di seguirci DAMS Roma 3 anche su Facebook, su Instagram, che sono delle pagine che noi cerchiamo di tenere aggiornate, non solo con l'offerta delle nostre attività, ma anche con la comunicazione delle prossime attività di orientamento. Come ho detto all'inizio, non so se prima che fosse attivata la registrazione, quindi lo ripeto, noi organizzeremo comunque nel corso di questa estate, ancora a luglio e poi a settembre, una serie di incontri di orientamento online a voi che ancora vi state orientando. Ecco, noi cercheremo di seguire questo percorso con una serie di incontri su Facebook e su Instagram, vi terremo aggiornati, quindi seguiteci anche a lì. Se si supera la prova non si è automaticamente iscritti. Nel momento in cui viene pubblicato l'esito, che è il 5 ottobre, nella propria area riservata troverete l'esito della prova. Dal 5 ottobre al 17 ottobre potrete immatricolarvi. L'immatricolazione si perfeziona col pagamento della prima rata. Chi non facesse in tempo a immatricolarsi entro il 17 ottobre lo potrà fare pagando un contributo aggiuntivo di 60 euro entro il 15 dicembre. Io vi consiglio sin da adesso, perché credo che lo potrete già fare, di autorizzare l'Ateneo a leggere la vostra banca dati dell'INPS, perché le tasse, qualcuno l'aveva chiesto, non sono uguali per tutti. Le tasse sono legate al vostro ISE universitario. Non dovete caricare l'ISE universitario, basta che voi lo facciate e autorizziate l'Ateneo a leggerlo. A quel punto si generano automaticamente i contributi universitari, che possono essere di 2 o di 3 rate, in base chiaramente alla fascia di ISE. Trovate il regolamento tasse e contributi sul portale dello studente. Grazie Aurora. Perché importantissimo, le lezioni cominciano prima. C'era qualche domanda. La presentazione dell'offerta l'abbiamo fatta. Speriamo di rivederci molto presto per potervi dare le informazioni pratiche sia sull'iscrizione, sia sulla scansione in anni, sui corsi da seguire e sulla modalità di svolgimento delle lezioni. Mi raccomando, DAMS Roma 3 su Facebook e su Instagram. Arrivederci. Arrivederci. Vi ringrazio, grazie ai colleghi, grazie a tutti presenti, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.